allarme per la fattoria Abruzzo, dove è scomparsa una mucca su quattro, 10 anni dopo il sisma. Sono i dati che a Coldiretti Abruzzo, snocciolati nella seconda giornata di L'Aquila Made in Italy, l'evento di 3 giorni che ha richiamato in Piazza Duomo migliaia di visitatori, con oltre 70 stand di produttori, non solo della regione Abruzzo. La piazza più importante dell'Aquila si è trasformata così in una grande fattoria a cielo aperto, ma è stata anche l'occasione per fare il punto sulle varie problematiche. Protagonisti della giornata, gli animali dell'Arca di Noè. I dati che riguardano le fattorie sono allarmanti. Negli ultimi anni sono scomparsi quasi 150.000 capi tra bovini ed ovini. A rischio la biodiversità del territorio, perché quando una stalla chiude si perde un sistema fatto di animali, di prati, di formaggi tipici e di persone impegnate a combattere, tra le altre cose, lo spopolamento dei territori. È importante dunque cominciare a dare delle regole più ferree per evitare la concorrenza sleale. Ma senz'altro in questi ultimi 10 anni l'Abruzzo ha perso tanti animali, ha perso tanti allevamenti. Parliamo quasi di 4 allevamenti su 10 di ovini, quindi 4 capi su 10, e parliamo del 25% in meno di capi bovini. Quindi numeri importanti. È evidente che bisogna fare qualcosa per riportare comunque l'allevamento nelle montagne, perché evidentemente fa vivere proprio il territorio. Voi chiedete anche, diciamo, degli strumenti a livello di governo per poter sostenere poi chi fa questo lavoro? Guardi, gli strumenti sono semplicissimi, le regole. È evidente che l'Italia oggi soggiace a quelli che sono dei problemi molto più grandi, perché noi siamo in un'Europa, noi siamo evidentemente in un concetto economico molto più ampio, e abbiamo bisogno che le regole siano chiare, altrimenti la concorrenza sleale che giornalmente si verifica nei mercati provoca questi effetti devastanti all'agricoltura. La seconda giornata di Made in Italy è stata caratterizzata dalla riflessione su cibo e salute. L'Abruzzo non è immune dagli allarmi alimentari, per questo bisogna stare attenti e privilegiare la qualità. Tanti punti informativi sul tema in piazza, dove si sono raccolte centinaia di firme per la petizione It's Original.